ancora l'epoca della alternanza senza alternativa è quella che stiamo vivendo. È quella che stiamo vivendo. Che vinca la destra bluetto, che vinca la sinistra fucsia, vince comunque il banco capitalistico, la banca capitalistica, meglio ancora. Vince sempre la banca capitalistica in ogni caso. Anzi, potremmo dire, senza esagerazioni, che l'epoca del Novecento, che ci aveva tristemente educati alla figura del partito unico, poiché tutti gli altri erano messi fuori legge, oggi quest'epoca ha cambiato forma, ma alcuni elementi ritornano. Nel nostro presente vi è un prosperare caleidoscopico di partiti e partitini diversi, i quali però condividono il medesimo messaggio. Non avrai altra società all'infuori di questa, il motto del capitale. Il paradosso è che i vecchi totalitarismi, rossi e neri, erano pericolosi ma anche sempre in pericolo, perché la visibilità, l'estetica dei supplizi a cui davano luogo, con i gulag, con Auschwitz, con tutte le più orrende forme di repressione a cui il Novecento ha dato vita, erano visibili, creavano figure del dissenso che poi veniva represso. L'odierno ordine disordinato, l'odierna anarchia efficiente dei mercati produce la figura di un finto pluralismo in cui i plurali ripetono tutti il medesimo. Il pluralismo ha senso nel senso in cui vi siano plurali che si differenziano per prospettiva. Ma quale tipo di pluralismo è quello in cui i plurali riproducono prismaticamente la medesima visione del mondo? La pluralità è fittizia nella misura in cui i plurali sono già sempre medesima manifestazione dell'uno. È quello che sta avvenendo oggi. Manca totalmente una prospettiva centrata sull'alterità, sull'essere altrimenti, sulla capacità di pensare e di agire altrimenti in nome di qualcosa che ancora non c'è. Appunto, mettere in discussione l'ordine delle cose. Ecco, questo implica naturalmente la capacità di un surplus di teoria, questo implica la capacità di andare al di là dei partiti folclorici, di andare al di là di destra bluette, sinistra fucsia e di andare al di là anche del vorticoso proliferare ipertrofico di micropartitini che gli inglesi chiamerebbero single issue, i partiti di una sola istanza. Partiti di una sola istanza che abbondano nel nostro scenario e che peraltro portano avanti in molti casi anche istanze condivisibilissime. Esistono partiti che difendono la famiglia, esistono partiti che difendono l'uscita dall'euro, esistono partiti che difendono i beni comuni, esistono partiti che difendono perfino i pesciolini rossi della Valsusa prossimamente. Ma ad ogni modo, al di là di questa pluralità, quello che manca è la visione dell'insieme, la capacità cioè di creare una visione corale, in grado di mobilitare le masse, di sfuggire cioè a quella frammentazione da intelletto astratto, avrebbe detto Hegel, che caratterizza proprio questi partitini single issue, che non potranno mai mobilitare le masse, perché le masse non si mobilitano intorno a un solo argomento, le masse si mobilitano con una visione del mondo. La nostra è l'epoca dell'eclissi del politico, non soltanto perché stiamo vivendo lo strapotere dell'economia e della sua potenza spoliticizzante, che riduce di fatto gli stati a semplici garanti della tenuta dell'economia, che riducono i politici a semplici esecutori degli ordini della banca, o che addirittura, come sempre più evidente, istituiscono una circolarità funesta fra banchieri e politici. No? Basterebbe vedere le sorti circolari che caratterizzano puntualmente politici e banchieri. Molti ricorderanno ad esempio la figura di Barroso. Barroso, dopo il suo percorso presso l'Unione Europea, non è tornato a governare in Portogallo, non è tornato a Lisbona a svolgere le sue funzioni politiche, è entrato direttamente in un grande gruppo bancario. Forse questa frase, che avevo maturato in verità già in tempi non sospetti, si potrebbe aggiornare oggi, se consideriamo che l'attuale Presidente del Consiglio arriva direttamente da un gruppo bancario. Arriva direttamente da Goldman Sachs, no? Perfetta circolarità. Hanno inventato la formula alchemica per trasformare i banchieri in politici e i politici in banchieri, di modo che questo è il punto dirimente dell'ordine liberista. Il sistema finanziario possa sempre intervenire nella politica senza che mai
vicendevolmente la politica possa intervenire nell'ordine finanziario. Come dire, è un sistema con entrata unilaterale, non con doppio senso di percorrenza.